faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se di tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto tre completi ragazzi, secondo me molto 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 carini, che vale la pena di fare, e vi faccio vedere anche come passare questo giubbotto sui completi che state facendo ragazzi. Ovviamente questo giubbotto ve lo dovete procurare o prima o dopo con il glitch che ho portato ieri sul canale. Vi lascerò anche il glitch con tutta la playlist, quindi basterà aprire la scheda in alto a destra e vi troverete anche quel video. Quindi a questo punto ragazzi passiamo al glitch. Dovete andare su cambia personaggio e dovete scegliere un personaggio donna ragazzi. Dovete creare questo personaggio donna, non è che lo dovete scegliere, se non l'avete createlo. Io qui ragazzi per facilitarmi un po' e per non fare un video troppo lungo, avevo già creato il personaggio, però voi se non l'avete lo dovete creare e dovrete andare a fare questi tre completi. Sì, lo so, voi dite vabbè ma tu ci fai vedere così, noi che cazzo ne sappiamo che devo mettere. No ragazzi, adesso andremo a vedere pezzo per pezzo che cosa mettere ragazzi. Quindi andiamo nella sessione di leggings e andiamo a mettere questi qui ragazzi, ok? Guardatelo bene a schermo, io adesso sto editando la voce quindi non riesco a vedere bene i numeri, però penso che voi riusciate a vederli abbastanza bene. Poi andiamo in bustini ragazzi e dobbiamo mettere il bustino turchese, quello lì che avete appena visto, e una volta che abbiamo messo il bustino turchese ragazzi dobbiamo mettere il giubbotto ovviamente da biker che avete appena visto, questo azzurro. Quindi dopodiché passeremo ai guanti ragazzi, andremo a mettere un paio di guanti di cotone bianco, andiamo alle scarpe e mettiamo stivali con talco alto e mettiamo mi sembra i 24, comunque vedetelo a schermo, io dico i 24 ma voi vedetelo a schermo, io perché lo ricordo a memoria, comunque sono questi neri. E per finire andremo a mettere un cappello, uno dei cappelli dritti. E una volta fatto tutto questo ragazzi ci mancherà l'ultimo passaggio prima di salvare il completo. Dovremo mettere un giubbotto antiproiettile, ok? Quello di colore verde, il giubbotto pesante ragazzi. Dobbiamo mettere semplicemente questo giubbottino qui. Dopodiché potremo salvare il completo. Mi raccomando, ricordate di mettere questo giubbotto perché altrimenti non vi esce fuori il completo. Quindi abbiamo fatto il primo e lo chiamiamo blu, azzurro, blu, come cazzo volete voi. Andiamo per il secondo completo ragazzi, che sarebbe il marrone. Voi direte questo non c'è un cazzo di marrone, lo so ragazzi, però poi quando passerà dall'altra parte sarà marrone. Quindi a questo punto andiamo su leggings nuovamente e selezioniamo questi leggings qui ragazzi. Una volta selezionati questi leggings andiamo in parti superiori e andiamo a selezionare il bustino, lo stesso che abbiamo selezionato prima, quello turchese, quello celeste che state vedendo. Dopodiché andiamo in giacche sportive ragazzi e dobbiamo selezionare questa giacca sportiva. Aspettate che ho sbagliato io. Andate a selezionare questa giacca sportiva ragazzi, questa qui. Quindi una volta che avete il tutto passiamo ai guanti. Allora ragazzi, io qui ho fatto una prova, infatti i guanti non passano, escono fuori tutti i celesti, quindi potete anche evitare il passaggio dei guanti. I guanti li potrete aggiungere in un secondo tempo a vostro gusto come ho fatto io, quindi i guanti potete anche saltarli perché tanto vi sbucheranno sempre celesti fuori. Quindi a questo punto andiamo in scarpe. Qui se mettete una sneakers marrone va bene, vi esce fuori marrone. Io volevo provare a mettere una scarpa da corsa marrone
però quando ho trasferito il completo non mi è uscito quello che pensavo io, ma è uscito la classica scarpa che uscirà nel primo completo. A questo punto andiamo in cappelli dritti, comunque mettetele quelle di scarpe, andiamo in cappelli dritti e mettete il cappello che avete appena visto. Facciamo lo stesso procedimento con il giubbotto antiproiettile, ragazzi, quindi andremo a mettere questo giubbottino antiproiettile, sempre verde ragazzi, un giubbotto pesante, e andremo a salvare il completo. A questo punto ragazzi passiamo al terzo completo, che secondo me è il più figo di tutti, che ci sta veramente un botto, a me piace veramente tanto. Voi direte: ma come cazzo parli stasera, Maxi? Vabbè, però è figo davvero come completo, secondo me è uno dei completi più carini di questi tre. Anche il blu ragazzi non è male, però quello verde è figo. Quindi a questo punto andiamo in leggings e mettiamo questi qui con queste toppe rosse, insomma questi verdi con le toppe rosse, chiamiamoli così. Andiamo in bustini, mettiamo il numero 17 che è bianco. Voi direte: ma mo il numero lo vedi? No, ma lo ricordo a memoria, raga. E poi andiamo in giacche sportive sempre, quindi andremo a mettere questa con la scritta Goofy, qualcosa del genere, che è esattamente sopra quella, sotto a quella che abbiamo messo prima, quindi non dovete fare tanti sforzi. Qui i guanti, come ho già detto, saltateli, potrete aggiungerli in seguito ragazzi. Io li ho aggiunti perché stavo facendo delle prove quando ho registrato e quindi automaticamente ho aggiunto questi guanti. Andiamo in scarpe ragazzi e dobbiamo mettere scarpe sportive. Andremo a mettere scarpe sportive e andremo a selezionare quelle bianche, tutte bianche ragazzi. Quindi una volta selezionate le scarpe, cappelli dritti, e andremo a selezionare questo cappello. Fatto tutto questo ragazzi, l'unica cosa che dovremo fare, come negli altri completi, è mettere il giubbotto pesante, quello verde, mi raccomando. Mettetelo perché sennò altrimenti il completo non vi esce ragazzi. Quindi una volta fatto tutto, salviamo il completo e avremo i nostri tre completi ragazzi, e questo lo chiamiamo verde. A questo punto ragazzi vedete che abbiamo tutti e tre i completi. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare start online creatore. Quando andremo nel creatore, andremo in crea gara ragazzi, creeremo una gara terrestre, non è importante quanto lunga o cosa, perché tanto comunque non la faremo questa gara. E mettete tutti i dati così alla cazzo come li sto mettendo io, né più né meno, e una volta che avete fatto il tutto, che avete fatto le foto, adesso andiamo a vedere. Non ve lo mando in velocità ragazzi, perché alcuni di voi mi hanno riportato: ah ma non funziona. Ragazzi funziona benissimo, sia come lo faccio io sia come lo fanno gli altri, che tante altre persone giocano la gara. Ma non è necessario giocare la gara, non serve a un cazzo giocare la gara ragazzi, serve solo a farvi perdere tempo e allungare ulteriormente il glitch. Io qui vado a piazzare il primo checkpoint, quindi mi raccomando i settaggi tutti come li ho fatti io. Spero che si veda bene il video, penso che si veda bene. E mettete il checkpoint a distanza di un chilometro e qualcosa. Io qui non l'avevo proprio messo a un chilometro, infatti l'ho messo più avanti il checkpoint. E l'importante è che vi dia la prova ragazzi, che vi faccia provare, ma come ho già detto non è necessario che la provate, poi se la volete provare per stare più sicuri fate voi, ma non serve. Quindi a questo punto andate, vi dirà di provare, quando vi dirà il go fate start online, andate in cambia personaggio e andrete a selezionare il personaggio ragazzi. Una volta qui in seleziona personaggio dovrete cancellare il secondo personaggio ragazzi, quindi fate bene attenzione. Se avete auto nel secondo personaggio, qui mostro la data e l'ora in cui stavo girando il glitch ragazzi,
Se avete auto nel secondo personaggio non fate questo glitch, se avete completi che non volete perdere nel primo personaggio non fate questo glitch, ragazzi, poi non mi date la colpa perché io ve lo sto dicendo, eh? Quindi a questo punto dovete cancellare il secondo personaggio, dovrete ovviamente scrivere elimina, non basterà incollarlo perché non ve lo darà valido, quindi dovrete scrivere elimina. E una volta eliminato il personaggio aspetterete il caricamento, ci metterà un pochino, non lo so, il tempo che ci mette a me, ragazzi, né più né meno. E una volta che avrete la possibilità di premere cerchio, dovete premere cerchio, automaticamente il gioco vi butterà nella storia. Una volta che sarete nella storia farete start online e andrete in una sessione solo a invidi perché almeno non vi romperà il cazzo nessuno. Allora, quando sarete in una sessione, se avete sbirro corrotto l'avviate, oppure potete avviare Vaffan Camion, se non ce l'avete fatela avviare da un vostro amico. Io in questo caso non ce l'avevo, ragazzi, quindi la sto facendo avviare da chi mi sta aiutando, dalla mia ragazza, e quindi sto facendo avviare la missione, anche perché Vaffan Camion è un po' un bordello, poi quando respawnate spawnate fuori mano e quindi è un po' una rottura dei coglioni, ragazzi. Quindi a questo punto mi faccio invitare, spero, ragazzi, che il video non laghi come sto guardando che sta laggando Camtasia, perché è qualcosa di allucinante. Allora, quando siete nella missione, il vostro amico o voi che la state ostando dovete mettere completi posseduti, ok? Non dovete mettere né classici e non dovete mettere a tema, posseduti, ragazzi, quindi mi raccomando, posseduti. Una volta che, diciamo, la missione sarà avviata, il passaggio è semplice, ragazzi. Ovviamente dovrete avere questo completo, dovrete entrare nella missione con quel completo, andare una volta a destra, selezionare il completo azzurro, marrone o verde e fermarvi lì e cliccare ok. Una volta che sarete nella missione, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è mettere un paio di occhiali per salvare il completo. Quindi adesso andiamo a vedere. Ora che siamo nella missione dobbiamo andare in stile, ovviamente non andate su testa che leverete il cappello, andate in occhiali, non mettete respiratore perché sennò toglierete il cappello, andate su occhiali e cambiate semplicemente gli occhiali. Una volta cambiati gli occhiali, ragazzi, tirate fuori il telefonino, andate su esci dalla missione, premete quadrato e uscite dalla missione. Dopodiché l'unica cosa che dovrete fare è andare in un negozio di abbigliamento e salvare il completo esattamente dove l'avevate nominato, anche perché prima, ragazzi, questi completi non ve li farà vedere, ok? Dovete fare per forza questo passaggio perché altrimenti non li potrete vedere questi passaggi, questi completi. Ripetete il passaggio anche per gli altri due completi, ragazzi. Io qui ho tagliato la parte in cui ripetevo il passaggio perché erano la bellezza di 30 minuti di video, sinceramente non credo che avevate voglia di vedere 30 minuti di video, e quindi a questo punto ho tagliato il video e vi lascio semplicemente i completi già finiti, ragazzi. Allora, questi qui sono i completi già terminati. Io, ragazzi, qui ci ho messo dei guanti a mio gusto, quindi i guanti li potete modificare, non so che altro potete modificare perché io non ho modificato altre parti, però i guanti li potete modificare e di quello ne sono certo, ragazzi. Quindi il completo azzurro lo avete già visto, questo è il completo marrone, ragazzi, però comunque adesso li andremo a rivedere e spero che vi piacciano, ragazzi, questi completi, anche perché a me sono piaciuti molto. Questo era il completo azzurro, questo è il marrone e questo è il verde, che secondo me è quello più bello di tutti.
Detto questo, ragazzi, rinnovo, spero che vi piacciono, un saluto a tutti, al prossimo video. Oh, mercy.